Detto ciò, andiamo a respirare insieme. Vado a inspirare e fuori l'aria. Inspiro. Fuori l'aria. Ancora. Iniziamo a sciogliere bene le caviglie, le ginocchia, a fare dei grandi respiri. Così prepariamo tutto il corpo a delle belle varianti di esercizi che io oggi, come sempre, ho preparato. Vai, vieni ancora. 4, 3, 2. Continua con le gambe sciolte e spalle. 4, 3, 2. Fai il pugno e spingi dinamico su. Vai, 8. 7, 6, vieni, iniziamo piano piano a sciogliere le articolazioni, a riscaldare i muscoli, ma anche iniziare a lavorare sul respiro. Continua con le gambe e rotazione grande. 4, 3, 2, lascia le gambe aperte e chiudi le scapole. 4, 3, 2, vado su con le braccia, spingo bene. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, alterniamo con dinamicità. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ok, stendi le braccia avanti e andiamo a lavorare un po' sulle spalle. 4, 3, 2, tocca le spalle, tocca le ascelle. 4, 3, 2, ok, sopra la testa, dinamico. 8, riscaldami nelle braccia, vai. 4, 3, 2, applausi dietro la schiena, chiudi, chiudi, chiudi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ok, palma sul fianco, rotazione del bacino, cambiamo il senso, proviamo durante il riscaldamento a sbloccare ogni pezzo del corpo, pallone sale dinamico, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, metti i panni sui fianchi e va a fare la rotazione completa dell'anca, vai. Inizia a respirare ancora più consapevole, alza bene il ginocchio, 4, 3, 2, lascia le gambe aperte oltre il livello dei fianchi, punta rivolta all'esterno, porto sulle braccia e scendiamo, vai, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, continua ancora, 2, fermati a terra e braccia, 8, 7, rimanici con me, 6, 5, 4, 3, 2, porta i panni sui fianchi, puoi sedere e spostati bene. La schiena dritta e scendi bene. 5, 6, 7, vai a molleggiare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ancora 8. 1, 2, scendi, scendi. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chiudi le gambe a livello dei fianchi. E andiamo giù e ogni volta che sali vai a salire con un ginocchio. 2, fuori l'aria. 3, siamo ancora al riscaldamento, vieni. 4, stiamo attivando la muscolatura. In, fuori l'aria. In, espira. Scendi bene. Ultimi 5, 4, 3, 2. Ti prego di fare 30 jumping. I jumping jack li conoscete tutti, io faccio senza saltello.
Quindi vuoi questo, ok? Andiamo 30 insieme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu devi saltare. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, vieni con la terra, 4 del gatto, inalto, inspiro, e fuori l'aria, inspiro, e fuori l'aria. Inspira, fuori l'aria, ultima, allunga un attimo la schiena, ok, e direi che siamo super pronti per il primo esercizio, che è uno dei miei preferiti di oggi, ok? Sofia, grazie per i complimenti, grazie mille. No, vi chiedo scusa se la diretta di oggi è iniziata così. Quello che sono sicura che sabato è successo, che qualcuno, una persona, ha dovuto perdere un po' del suo tempo e mandare tipo 60.000 messaggi con lo stesso argomento, inutile, tutto qua, vi chiedo scusa ma adesso andiamo avanti. Guarda l'esercizio, perché non mi piacerebbe che venite qua e non vi preoccupate di voi stessi, pensate a voi, dedicatevi a voi, divertitevi e insomma, datevi da fare. Gira i polsi davanti, a fondo laterale, guardami un attimo, fuori sedere. Fai un row, un rematore, chiudi e andiamo a fare un curl. Cambio, fuori sedere, chiudi le scapole, chiudi e fuori sedere. Ecco, questa è una variante. Visto che nei commenti della stessa persona era che facciamo sempre gli stessi esercizi, se anche io faccio gli stessi esercizi, ragazzi, allora mi sa che insomma meglio che non apro l'argomento. Andiamo, laterale, scendi bene, chiudo le scapole, vado con il curl e lentamente. Tu per questo esercizio devi prendere dei pesi molto importanti. Per le ragazze, almeno 5 kg, ok? Chiudi le scapole, non meno di 5 perché abbiamo bisogno anche qui di attivare la muscolatura della schiena, il core ha bisogno di peso importante, fuori sedere. Bellissima questa combo, farla con calma e scendi. E vado, espiro, impegnati a scendere bene, mi fai l'ultima, scendi bene, chiudi le scapole e andiamo con il curl, calma la discesa e abbiamo finito per il secondo esercizio, peso molto più leggero. Direi un 4 kg per le ragazze. I ragazzi ormai basta che mi guardate, vedete la variante, scegliete voi in base alla vostra preparazione fisica. Invece le ragazze potete partire da 4 kg. Guarda l'esercizio, i polsi si guardano, scendo sulla diagonale, braccia salgono sulla diagonale e salgo, diagonale, diagonale e attivo il core nella salita, centro del corpo. Andiamo con calma, si scende insieme, si va sulla diagonale e poi si attiva tutto il corpo, stai, fuori l'aria, devi mantenere la testa in linea con la colonna vertebrale,
salgono, attiva e sali. Non ti fermare, ok? Una volta che sei salito devi già ripartire, attiva. Spingo sulla diagonale, ultima, stai, spingo e stop. Wow, benissimo, questa serie. Adesso ti porto con me al muro, oppure se hai bisogno di una sedia, perché bisogna appoggiare il palmo da qualche parte per trovare l'equilibrio. Si può fare tranquillamente anche a corpo libero, ma secondo me la tua attenzione non deve essere sull'equilibrio, ma sull'esercizio. Quindi se riesci ad appoggiarti da qualche parte sarebbe fantastico. Guarda l'esercizio. Gamba d'appoggio leggermente flessa. Vado a fare il rematore, tricipite e salgo. Quindi, prima sto qui, rematore, tricipite e lentamente salgo. Va bene? Andiamo a vedere insieme. Peso da 4-5 kg. Via. Stai. Spingo. E ritorno. Resta. Devi espirare quando vai a fare il tricipite. Fuori. Questo è un bellissimo esercizio che va ad attivare veramente tutto il corpo. Sentite gli addominali, il gluteo, la parte superiore del corpo. Wow! E spingo bene. Hai pazienza che il braccio scende. Guarda, vai a fare il rematore, spingi, scende e poi sali. Ultima. Stai. Stop, mamma mia, il gluteo era in fiamme. Spero che avete preso un pesetto un pochino più importante, va bene? Si cambia. Andiamo a vedere sulla gamba. La gamba d'appoggio invece deve essere flessa. Sali, resta qui, rematore, spingo e sali. Resta. E sali, continua. Stai. Wow. Continua, continua. Attiva bene la coscia dietro. Spingi bene. Il braccio si deve stendere al massimo. Adesso stendi al massimo. Ultima. Stai, fuori l'aria, e stop. Bruciamo un bel po'. Wow, ok. Ultimo esercizio di questo primo round finisce con i tricipiti. Visto che li abbiamo appena attivati qui al muro, vi aspetto vi aspetto con le ginocchia in appoggio. Peso da 4 kg, due pesi da 4 kg, guarda l'esercizio, vado su e semplicemente vado ad attivare al massimo il tricipite, ok? So che siete felici voi donne, perché adesso con l'arrivo della bella stagione siamo sempre più scoperte e delle belle braccia toniche piace a tutte, vero? Andiamo. Ma non bisogna focalizzare la nostra attenzione soltanto sul tricipite, ma per avere una bella tonicità sulle braccia bisogna lavorare su tutti i muscoli, ok? Della parte superiore del corpo. Buttare fuori. Vai, 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 vai. Fuori l'aria. Qui vi propongo 3-4 kg e vi prego di stendere le braccia al massimo. Stop. Wow. Come prima
mi è piaciuto tanto. Andiamo sui piedi. Voi avete un jumping jack, se siete, perché so che oggi ci sono anche tanti ragazzi che sono nella mia stessa situazione, quindi se siete come me oppure semplicemente non volete saltare, fate la mia variante. Se invece potete saltare, jumping jack, via, un minuto di pausa attiva. Se scegli la mia variante, piega la gamba e vai con dinamicità ad aprire la gamba e salire con le braccia, vai, vai, su, su. Ovviamente bisogna mantenere un respiro fluido, non importa la variante che hai scelto, ma devi respirare. Ti mancano 30 secondi. Su, su, vai con le braccia, apri, apri. Devi sentire che sta lavorando tutto il corpo. Inspiro e fuori aria. Mancano 20 secondi, poi vi aspetto qualche momento così mi dite il vostro feedback di questa prima parte del workout. Oh wow! Ci fermiamo un attimo. Bravissima, non carico tanto per via del mal di collo e il mal di testa. Intanto mi dispiace di trovarti così oggi, ma esattamente quello che hai detto tu, oggi mi sento un po' così, ok? Ci sono un po' di disturbi e io devo ascoltare sempre il mio corpo, quindi assolutamente fai benissimo. Scegli tu il peso, insomma l'esercizio, trova un'altra variante. Se quella che ho fatto vedere io ti dà fastidio, ok? Bisogna sempre ascoltare il corpo, senza rimanere nella comfort zone, spingersi sempre fuori. Come va? Ottimo! Super! Ma che carina! Che carina, Franci! Ma che carina nel senso che ti piace veramente? Beviamo! A me è piaciuto tantissimo. Stanca ma non si molla, già da forza. La pausa era quella, perciò adesso ricominciamo tutto da grande. Anto dice sei grande. Eccoci! Andiamo, andiamo, andiamo! Abbiamo iniziato con manubri super importanti, nel senso che sei bellissima e carica. Ah, carica, non carina. Vabbè, niente. Ok, grazie, andiamo. Che carica, ok, arrivo un po' in ritardo. Eccoci, affondi laterali, giriamo bene i polsi. Quando alziamo i gomiti, per favore non aprite il gomito all'esterno, ma chiudiamo le scapole e manteniamo la schiena dritta senza inarcare o senza fare gova. Andiamo a vedere. Secondo round, gira i polsi avanti, parto, chiudi bene, chiudi, car e lenta la discesa, cambia, stai, chiudi, lenta la discesa, vai, concentrati a fare un movimento grande, utilizza tutto lo spazio che hai a casa, fai passo grande, scendi con il petto, le braccia lavorano insieme, sia qui nel rematore sia nel curl, quindi calma, una discesa controllata, fai un'ultima ripetizione, vieni con me, scendi, chiudi. Wow, sempre bello. Sempre bello come nella prima serie che abbiamo fatto. Abbiamo adesso pesetti più leggeri, 3 kg, 3-4. Ti ricordo la variante? Polsi si guardano, diagonale.
diagonale e attivo nella salita. Andiamo a vedere. Scendi, controlla. Espiro. E fuori l'aria. Stai. Testa in linea con la colonna vertebrale. Spesso qui ci viene da guardare così. Invece no. Stai. Spingi. Devi attivare bene l'addome. Spingi. Sali bene. Esattamente sulla diagonale, non ti inventare un'altra traiettoria, ma diagonale. E spingo. Fai vedere l'ultima. Vieni, stai qui. E stop. Ok, andiamo al muro. Abbiamo un manubrio da 4-5 kg, non meno. E siamo già pronti, ok? Vado. Braccio appeso, piega la gamba d'appoggio, rematore. Spingi tricipite. E sali. Maria calma. Rematore, stendi al massimo. E adesso calma. Stai. Fuori l'aria. Lascia le spalle lontane dalle orecchie. Io questo lo sento tantissimo oggi. Sento il femorale, il gluteo, il tricipite lavorare tantissimo. E stop, wow. Sabato abbiamo fatto questo esercizio con l'elastico soltanto per attivare la zona del gluteo e alcune di voi mi avete detto che avevate male al tratto lombare. Può succedere anche oggi, ma perché? O fate questo lavoro, scendete un pezzo alla volta e lasciate la gamba troppo bassa, oppure salite tanto, inarcate la schiena, insomma fate qualcosa dove non attivate il centro del corpo. Il centro del corpo va attivato e dalla testa al tallone una linea dritta, piegando un pochino la gamba d'appoggio, va bene? Non dobbiamo assolutamente appesantire il tratto lombare, anzi, cambia vai. Quindi, core attivo. Spingi. Stai. Spingi al massimo. È meraviglioso questo esercizio. Ci mette alla prova, bisogna impegnarsi per fare una bella esecuzione. Dalla testa al tallone, una linea dritta. Fai l'ultima, stai. E stop. Sono già con le ginocchia in appoggio, pronta per l'ultimo esercizio. Quindi ti aspetto, pesi da 3-4 kg non meno. E andiamo. Su sedere dai talloni, alza il sedere. Gomiti appiccicate le orecchie e buttala lì fuori. Potete tenere anche le braccia parallele. Importante mantenere i gomiti appiccicati, non aprire i gomiti. Spingi. Espiro. Espira, non inarcare la schiena. Vai, 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 vai. Ultima. Ok. Non abbiamo finito, pausa attiva con i jumping jack oppure la mia variante senza saltare. Via. Vai.
forza. Bisogna respirare. Anche se è una pausa attiva, fai in modo di respirare profondamente per trovare l'energia. Vieni, 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 vieni. Dai, trova un bel ritmo. Su, su, su. Piega la gamba ad appoggiare e apri se fai la mia variante. Spingi, spingi. Questa variante, per chi di voi fa il jumping, volevo informarvi che le braccia bruciano un sacco. Se è molto più difficile che fare jumping jack. Stop. Wow. Riprendiamo un attimo. Siamo pronti per la seconda parte di oggi. Abbiamo iniziato con un po' di scioltezza, abbiamo fatto poi l'attivazione di muscoli e poi abbiamo fatto due round di questo primo set. Com'è? Com'è? Avete finito carichi? Brava Lili! Ottimo! Come faremo senza di te? Ciao Maria! Ma ragazzi, manca pochissimo e ci vediamo live dal vivo a Rimini Wellness. Io non vedo l'ora. La nostra lezione sarà sabato 3 giugno alle ore 3 del pomeriggio, ovviamente, e ci sarà con noi anche la Giulia Calcaterra quando faremo il workout, quindi sarà sicuramente un momento super energico. Abbiamo anche delle ciliegine per voi, quindi se siete a Rimini Wellness ci vediamo alle ore 3 di sabato 3 giugno. Vediamo, sei la migliore Ari, grazie. Mi fai rivedere il secondo esercizio, scusami Gio. Silvia, vediamo, qual era il secondo? Ah, il deadlift, ok, guarda. In primis è importante avere un peso non troppo pesante, 3-4 kg, ok? Te lo faccio vedere così, parto da qui, gambe divaricate al velo dei fianchi, polsi si guardano, diagonale, diagonale, salgo. Te la faccio vedere anche così, diagonale, salgo. Importante non inarcare la schiena o alzare troppo le braccia. Spero che si è capito meglio. Che bello, non vedo l'ora per Rimini Wellness. Ciao Steffi, sarà fantastico. Sto già preparando il workout che faremo lì, perché sarà veramente preparatevi, non fate tante attività prima perché sarà veramente viola, andate via sicuramente. Allora, pronti per il secondo set di questa sera? Vi proporrei dei pesi da 4-5 kg, ok? E guarda l'esercizio. Andiamo a fare Arnold Press e squat. Guarda, gira i polsi. Devono avere, cioè, le braccia polsi verso il naso. Scendo. E quando vai su con i gomiti, quando sali, scendi, scendi, non avere fretta e soprattutto se hai uno specchio utilizzalo, perché questo è un esercizio che ha bisogno di essere seguito per, soprattutto per l'articolazione della spalla. Non fare veloce e iniziamo. Squat, Arnold Press con calma, vai. Attiva dinamicità, attiva la muscolatura, attenti alla schiena.
Wow. Stop. Riprendi un attimo. E mentre tu respiri io ti faccio già vedere il prossimo esercizio. Guarda un attimo. Affondo indietro. Apro laterale, quando sono bassa e chiudo, cambio, spingo bene e chiudo. Andiamo a vedere. 4, 3, 2, resta giù, braccia rotonde, cambia, stai. Scendi bene, scendi bene. Espira nella salita. Thank you.
riposa, attiva, poi ci aggiorniamo sul feedback. Vai, jumping, parti, parti, su bene le braccia, attiva bene tutto il corpo e prova a tenere per questa pausa attiva un ritmo super attivo. Su, 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 apri bene le gambe, apri bene le gambe e la gamba se fai la variante mia. Su, 30 secondi. Io sono rossissima. Da casa cosa mi dite? Che colore siete? Apri, apri, apri. Ovviamente accetto solo rosso. Il bianco non lo accetto. Ancora? 4, 3, 2. Wow. Molto bene. Quindi anche a casa state urlando, meno male. Bene, Marlu urlo se avete modo di farlo, perché insomma io sono qui da sola e non do fastidio a nessuno, però voi magari a casa, i vicini, il marito, il compagno, il vostro gatto, cane, non saranno molto felici, ma l'urlo ci vuole. A me aiuta tantissimo a scaricare e nello stesso tempo mi dà una marea di energia per finire. Sono Bordeaux. Anto, siamo dello stesso colore. Respiriamo, rifacciamo tutto da zero. Sarà il nostro ultimo round di oggi insieme. Va bene? Una bella energia, una bella carica per finire tutto nel migliore dei modi. Andiamo! Wow, bene, abbiamo iniziato con arm press, quindi giriamo bene e buttiamo l'aria fuori. Andiamo a vedere. Dobbiamo caricare bene ogni esercizio. Vado. E... se avete modo di allenarvi davanti allo specchio per questo esercizio, lo specchio aiuta tanto, perché ti aiuta a rivedere la traiettoria delle braccia, così non fai a caso il movimento. Ci vuole tanta consapevolezza. Stop. Wow, bene. Tengo gli stessi chili, quindi 4 chili magari per questo sarebbe per il prossimo, intendo. Abbiamo gli affondi laterali con le aperture. Gli affondi indietro con le aperture laterali. Vai. Affondi indietro. Apro. Butto l'aria fuori. Vado. Piega bene le gambe, butta l'aria fuori. Vai Steffi, apri bene le gambe. Espiro nell'apertura e chiudo. Continua. Gli ultimi secondi, vai. Devi caricare il movimento, scendi un po' di più, giù, 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 piega il ginocchio. Fai un'ultima. Ok, wow. Per il prossimo esercizio ti consiglio 3 chili, ok? Ah, andiamo a vedere. 3 chili perché abbiamo soltanto le aperture, quindi... E scendo.
non fare questo che vai davanti e vai dietro, che ti sbilanci. Devi salire con la forza del deltoide, non di slancio. E devi avere pazienza. Questo esercizio ha bisogno di calma, di tempo. Ritorni e stop. Mamma mia, si sentiva veramente tutto. Andiamo a vedere l'attivazione della parte superiore, l'attivazione degli addominali e della parte inferiore, quindi lavora tutto il corpo con questo esercizio, anche con gli altri. Vado a vedere, su, scendo, piego, ginocchio, gomito. Non ho detto ginocchio, coscia, ma ginocchio, gomito. Quindi impegnati a trovare il gomito e il ginocchio insieme. Vai. Ginocchio, gomito. Butta l'aria fuori. E non mollare. L'ultimo esercizio di oggi. Un attimo, non andare via, stai qui con me, perché l'allungamento è fondamentale quanto il riscaldamento. Ognuno fa la sua parte, fanno parte comunque del workout insieme alla parte centrale, ok? Non andare via. Vado ad appoggiare il sedere sui talloni. Scioli un attimo le braccia, un po' di shake. Andiamo a incrociare le dita. Inspiro. E butto l'aria fuori. Ancora. Inspiro. E fuori l'aria. Inspiro. Porta il braccio avanti, tira bene verso i tigri lo sguardo. Continua a respirare. Porta un braccio sulla diagonale e tiro. Schiena dritta, guarda avanti.
Quindi avanti, ti rigira lo sguardo. Diagonale, dritta la schiena, apri il petto. Vado a ispirare, guarda l'ombelico, gobba la schiena, spingi. Ancora, inspiro, tutta l'aria fuori, spingi, 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 spingi. Appoggio il palmo a terra, vado sulla diagonale, giù le spalle. Come se volessi toccare il punto più lontano. Cambio. Ti siedi un attimo. Mi metto così in modo da capire bene, le anche in linea. Dritta la schiena, braccio alto, inspiro e vado a prendere la punta del piede, schiena dritta. Tira, tira, tira bene verso di te. La gamba piegata la metto sopra, tiro e lascio giù le spalle. Cambio, piega bene il ginocchio, apro le anche in linea, inspiro, fuori l'aria, lascio giù le spalle, tira, tira la gamba, tira la punta verso il naso, devi sentire come si sta allungando, anche il tratto lombare, ok? Non la gobba schiena, non gobba la schiena. Era un crociverba la mia frase. Andiamo con la gamba sopra e mi allungo bene verso il soffitto. Andiamo nella ghirlanda. Ti prego di aprire, di mantenere le braccia super forti e di spingere le ginocchia all'indietro. Il petto invece deve salire e in questa posizione prova a sbilanciarti da destra a sinistra e continua a respirare fluido. E una vertebra alla volta, ti aspetto su. Bravissimi, se avete messo in pratica tutto quello che ci siamo detti durante la sessione. Io vi ringrazio tanto, aspetto il vostro feedback, spero positivo e spero che c'entrerà molto con il workout che abbiamo fatto insieme, con le sensazioni e con le emozioni che vi lascia questa ora che passiamo insieme e non altre critiche di, insomma, quello che vi ho detto all'inizio. Vi mando un bacio e ci vediamo settimana prossima, sempre di lunedì, sempre alle ore 18. Grazie.